Dopo l'uscita del suo 33esimo album autoritratto, Renato Zero è partito in un tour di 38 appuntamenti tra marzo e novembre. Sabato 26 ottobre è stata la volta della Vitri Frigo Arena di Pesaro, tappa immancabile nei tour del cantautore, per il quale le Marche risultano essere un vero e proprio ritorno a casa. Suo padre Domenico era infatti originario di Serra Petrona, ma si era successivamente trasferito a Roma per diventare poliziotto. Renato ha ricordato di aver trascorso le vacanze estive della sua infanzia proprio nel maceratese. Tutto quello che rappresenta un'infanzia che mi ha insegnato tanto, perché vivendo a contatto con questa gente, essendo io figlio di un produttore di questo benessere, di questa bellezza, mi faccio oggi portatore e latore di questo mio messaggio: mantenetela viva questa regione, fate in modo che sia sempre come l'ho lasciata. Il concerto è partito col botto, con un inizio collaudato da quasi 50 anni, il brano Vivo. Il mio alibi è che vivo, tentazioni e mai la volontà di finirla qua. Uno spettacolo da lui ideato, scritto e diretto, che giova di una super band composta da 7 musicisti: Danilo Madonia, direzione musicale, tastiere e pianoforte, Lorenzo Poli al basso, Lele Melotti alla batteria, Bruno Giordana alle tastiere e al sax, Rosario Germano alle percussioni, Andrea Maddaloni alle chitarre, Fabrizio Leo anche alle chitarre e, ovviamente, immancabile, un coro di 8 voci fantastici, Wachuwari. A sublimare le performance di Zero, la scenografia di Igor Ronchese e Gigi Maresca e il light design di Francesco De Cave, con i visual affidati alla direzione di Yunus, Antonio Sbergo e Niccolò Celaia. 3 ore di concerto non stop, nel quale si sono susseguite perle del repertorio zeriano. Momento clou quando sullo schermo gigante hanno iniziato a scorrere le parole di una delle canzoni più celebri, Amico, e il cantautore si è mosso tra il pubblico. Immancabile gran finale con il cielo, tra grida e pianti da parte dei fan che non rinunciano mai a rispondere al richiamo dei suoi concerti. C'erano i vecchi sorcini, ma anche i loro figli e nipoti, per una generazione Zero, senza limiti di età. Non sarebbe concerto senza l'atteso bis, i migliori anni della nostra vita, che chiude una di quelle serate che ognuno dei presenti si porterà dietro per sempre.